Benvenuti a tutti quanti i ragazzi, ai ragazzi di cuore e di fatto, e anche ai ragazzi soltanto di cuore, che vedo qualche ragazzo soltanto di cuore, che è un giovanotto come me, che però ha passato, ecco, la soglia dei cosiddetti teenagers. Oggi dobbiamo parlare di un argomento molto delicato, molto bello, al tempo stesso molto importante e per certi versi anche un pochino inquietante, che è quello della tentazione. Voi sapete che il tempo di Quaresima che stiamo vivendo oggi è il tempo in cui la Chiesa commemora e però al tempo stesso rivive questa oscura e misteriosa esperienza che Gesù ha fatto. Gesù è stato tentato 40 giorni e 40 notti, che ha trascorso a digiuno, con tre tentazioni ben precise, da colui che i Vangeli chiamano il diavolo. Ci avete mai pensato a questa cosa? Io tante volte, secondo voi, perché il diavolo ha tentato Gesù? Perché vincere con Gesù era un po' difficilotto, perché Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, o no? Eppure, Gesù è stato tentato. Il Vangelo di San Luca dice che Gesù lo ha vinto al diavolo, dice quindi a un certo punto, quando il diavolo è stato vinto, se n'è andato, però, per tornare all'ora fissata. Chi di voi è così bravo che mi sa dire qual era l'ora fissata in cui Gesù ha dovuto affrontare uno scontro terribile col demonio? All'orto degli ulivi, nel Getsemani. Gesù ha pregato e sudato sangue, ci dice addirittura ha sentito paura e angoscia. Cominciate a familiarizzarvi con queste due brutte passioni, perché paura e angoscia sono figlie primogenite del diavolo. Quando noi avvertiamo queste due cose, non vi voglio mettere paura, ma state tranquilli che lui è molto vicino. Paura, non solo paura, tristezza e angoscia. E ha sudato sangue, tanto era intensa la sua preghiera. E qual era la grande tentazione del Getsemani? Lui sapete che con la sua mente divina vedeva tutto quello che avrebbe sofferto, e purtroppo sapete cos'altro vedeva? Vedeva anche che, disgraziatamente per molti, quel sacrificio sarebbe stato inutile. Voi sapete che oggi c'è qualcuno che continua a dire in giro che l'inferno è vuoto. L'inferno non può essere vuoto per due motivi. Primo, perché Gesù nel Vangelo ne parla non come una realtà vuota, ma purtroppo io non sono per niente contento che l'inferno non è vuoto, ma purtroppo devo prendere atto del fatto che non lo è. Quindi Gesù ne parla come di una realtà reale e non vuota, anzi. E addirittura la Madonna, lo sapete che a Fatima gliel'ha fatto vedere Pastorelli l'inferno, e ha detto che l'inferno è tutt'altro che vuoto, che dove precipitano le anime dei peccatori senza che nessuno faccia un piccolo sacrificio per ritornare in inferno. Quindi già capiamo adesso, state attenti, come dire, il fine della tentazione. Perché il demonio, dice il catechismo, tenta l'uomo al male? Perché ci vuole portare all'inferno. Purtroppo, non vi mettete paura ai più piccoletti, però, e lo fa. Perché qualche volta a portarsi dietro qualcuno, ahimè, ci riesce e poi sono guai. Lo sapete il motivo profondo per cui fa questo? Perché lui è invidioso di noi. Voi sapete che la dottrina cattolica insegna che Dio aveva creato non solo gli uomini, ma prima degli uomini gli angeli, e gli angeli erano tutti buoni, ma come gli uomini sono stati sottoposti ad una prova. Io quasi quasi vi dico anche qual è sta prova, dato che recentemente ho parlato del peccato originale degli uomini, oggi potremo riparlare di quello degli angeli. E alcuni non hanno superato questa prova e sono diventati irreversibilmente cattivi. Quindi passano la loro vita a contrastare, pur sapendo che tanto alla fine perderanno, i disegni di Dio, e se la sono presa con di noi. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità,
se siamo buoni e santi, di andare in paradiso, quel paradiso che gli angeli ribelli hanno per sempre perduto. Allora, siccome sono cattivi, dice, non ci posso più andare io in paradiso e non ci andate manco voi. E purtroppo, ecco, il Signore permette questo combattimento, lo sapete perché? Perché noi siamo realmente liberi. Dio a noi ci vuole un bene infinito, ragazzi, ascoltatemi bene, eh? Ma il bene infinito che Dio ci vuole, Lui lo vuole da noi corrisposto, come? A forza dei schiaffi? A forza dei sganassoni? A forza delle bastonate, dicono a Roma? No, tu liberamente devi scegliere di corrispondere all'amore di Dio con un atto tuo libero e gratuito, e devi per forza avere la possibilità di fare qualcos'altro. Noi vedremo, ci tenta il demonio? Brutte notizie, purtroppo sì, ci tenta tanto, e tutti i giorni, tenta tanto tutti i giorni, ricordatevi questa filastrocca. Però c'è anche una buona notizia, perché in senso buono ci tenta anche Dio. Ecco, se voi avete ascoltato una bella predica, non quella di Don Leonardo, qualche altra predica più bella, fatta bene e costruttiva, vedrete che mentre ascoltate, sentite dei richiami nel cuore, dice, ma forse c'ha ragione, ma forse è meglio vivere diversamente, ma forse è più bello così. Quindi dentro di noi c'è questo sano combattimento. Ecco, e questo fin da quando siamo piccoletti, perché dai 7 anni in poi, quindi vedo di una piccolina, sta attenta che ti tocca pure a te, comincia a starci questo tira e molla interiore. Sapete che quando eravamo bambini ci si raccontava che a destra c'è l'angioletto custode, a sinistra c'è il diavoletto. Questa è un'immagine per certi aspetti puerile, d'accordo? Ma non del tutto infondata, perché noi siamo tirati tra queste due cose. Dio vuole, ci dà tutti gli aiuti, che noi siamo dalla sua parte convinti e contenti. Capito? Io ogni tanto, parlando con qualcuno questi giorni qua, dico, io adesso ho appena finito un ciclo di catechesi giovanili sui 7 vizi capitali, dico, mi sono scordato una cosa, non mi tocca riavvincere, capito? Perché ci stanno pure i vizi capitali santi. Per esempio, il primo vizio capitale è la superbia, bruttissimo vizio, no? Ma lo sapevate che esiste la superbia santa? Come no? La superbia santa sapete chi è? Io sono figlio del Dio, alla faccia del diavolo. Figlio di Dio vuol dire che per Dio sono importantissimo, lui sta dalla parte mia, ha dato suo figlio, è morto in croce per me, mi ha dato i sacramenti, mi ha dato la chiesa, mi ha dato la preghiera, mi dà la grazia, mi dà la possibilità di diventare santo, mi ha preparato il paradiso. Ma sai che ce faccio col diavolo? Si dice a Roma. Questa è la superbia santa. Ecco, Dio questa vuole che la coltiviamo. D'accordo? Non dobbiamo essere superbi nel senso che stiamo sempre a parlare di noi stessi, a dire che siamo bravi solo noi, che gli altri non capiscono niente, oppure orgogliosi che me la lega al Dio e non perdoniamo nessuno. Ma questa superbia santa, sì. Ma poi c'è sta pure l'invidia santa. Se vedo uno che è bravo, bello e santo, mi può venire l'invidia santa nel senso che dice, oh, io voglio diventare come questo, mi prendo come modello un santo e dico, Signore mio, ma perché posso diventare santo pure io? E quindi comincio, non è che lo invidio in senso negativo, cioè desidero essere quello che non sono, chiaramente in forma buona, per diventare come lui. Allora, c'è questa situazione. Allora, apriamo una piccola parentesi, voi fatemi un cenno quando è scaduto il tempo, perché ieri sono andato fuori non avendo la visione. Che hanno fatto gli angeli? E come mai non si possono convertire? Perché gli angeli non si possono convertire. Io in questi giorni sono venuto qui a stare un pochino con voi, faccio un po' di chiacchiere, celebro qualche messa, parlo con un po' di persone, faccio un po' di benedizione, oppure qualche confessione. La confessione è il sacramento più bello che esiste, abbiamo parlato ieri sera, perché è il sacramento in cui la nostra vita in qualunque momento può cambiare proprio a 360 gradi con una confessione fatta bene. Allora, siete mai chiesto perché il diavolo non si confessa? Io lo invito, se mi fa sentire, guarda,
Più tardi do appuntamento, chiamo il diavolo in persona, gli metto la storia, ti faccio, ti mando un paradiso oggi, ti faccio una bella confessione. Ma quello non ci viene. Perché purtroppo queste creature sono diventate irreversibilmente cattive, è terribile questa cosa. Ma tu attappati le orecchie, tu che sei troppo piccolina. La cosa brutta è che per loro non c'è possibilità di cambiamento. Lo vedremo adesso, no? Perché gli angeli sono fatti in maniera diversa da noi, sono puri spiriti. Quindi quando un angelo fa qualcosa di brutto, a differenza di noi, lui è perfettamente consapevole della bruttezza di quella cosa che fa, quindi conosce il male nella sua intrinseca cattiveria, sa che non dovrebbe farlo. Noi quando facciamo qualche peccato, faccio un esempio adatto pure ai bambini che speriamo che non sia vero, ecco. Se la mattina non faccio le preghiere del mattino, non è che non le faccio perché dico, Signore mio, a me di te non me ne importa proprio niente, hai capito? Non prego perché non te posso vedere manco scritto al muro. Generalmente non è che uno non lo fa per questo motivo le preghiere del mattino, ma perché? Perché c'ha sonno. Che è successo qua? C'ha sonno? Allora dice, dormo 5 minuti in più, allora capite qual è il motivo che muove questo peccato? Io dormi un pochetto di più, è una debolezza, è comunque una cosa da cui mi viene qualcosa di positivo, no? Stessa cosa, d'estate in cerata, messa la domenica, perché te andano al mare? Ho studiato tutto l'anno, ho preso tutti i 10 a scuola, eccetera, eccetera, e ora mi devi lasciare in grazia di Dio, e andare al mare, devo prendere il sole, devo farmi il bagno, devo abbronzare, quindi la messa ci riverrà a settembre. È un peccato mortale, ma non è che uno lo fa, io ieri spiegavo alcune cose, non andare a messa oggettivamente è una cosa gravissima. Perché? Perché la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce di Gesù. Quindi non andare a messa vuol dire queste cose, guardate tutte insieme, non me ne importa niente che Gesù Cristo è diventato uomo, non me ne importa niente che ha sofferto ed è morto per i miei peccati, e non me ne importa manco niente che per mettermi in contatto con questo si è inventato la messa, che me importa a me? Ma tutti quelli che non vanno a messa, state tranquilli che nessuno, o quasi, a meno che non sia una bestia, perdonatemi, lo fa per questo motivo, non va a messa perché non gli va, perché non se la sente, quindi non c'è nell'uomo, a meno che non sia diventato già un demone prima del tempo, quella volontà cattiva, capite, di fare proprio il male fine a se stesso. Noi faccio un brutto esempio, bruttissimo. Pure quelli sciagurati dell'Isis, lo conoscete chi è l'Isis? Ecco, quelli sono mossi da una loro falsa idea del bene, perché loro si pensano che Allah voglia che ammazzano tutti gli infedeli, loro si pensano che Maometto è il vero profeta, e quindi che i cristiani che adorano Gesù come figlio di Dio sono dei matti idolatri, per questo che vanno a sfasciare chiese. Sbagliano chiaramente, ma non lo fanno neanche loro per cattiveria pura, perché se lo facessero per cattiveria pura sarebbero demoni. È solo il demonio che fa male per fare male e perché gode del male degli altri, capite? Quindi questo perché? Perché la mente di un angelo coglie il male in tutte le sue dimensioni. Quindi che succede? Se nonostante questo la sua volontà sceglie quel male, si unisce talmente tanto al male scelto in questo modo che è come se ci rimanesse eternamente appiccicata, non può più distogliersi. Io vi parlo per esperienza, no? Quando io ascolto le confessioni, anche le confessioni impegnative, quelle di cui parlavo ieri sera, di gente che ha il coraggio di fare la confessione tutta la vita, sono quasi se... cioè, le persone, quando prendono coscienza e dicono, oddio che ho fatto... si pentono, ma mentre stavano facendo quelle cose brutte che ti confessano, non si rendevano assolutamente conto, si rendono conto dopo. Ecco perché per noi c'è il cambiamento e per loro no. E che cosa avrebbero fatto gli angeli? Guardate che... Allora, questa che vi sto per dire è un'idea che ha messo in giro per ultimo San Massimiliano Maria Kolbe, che qui dovrebbe essere abbastanza popolare, per cui sono le Francescane dell'Immacolata, ma prima di lui era stata tenuta da insigni autori della tradizione cattolica, tra cui per esempio un grande teologo del 1500 che era Francisco Suarez. Non dice niente questo nome, era un gesuita che per secoli è stato una sorta di nuovo San Tommaso,
per quanto era dotto e intelligente. Allora, che cosa è successo quando Dio ha creato gli angeli? Dio crea gli angeli, dopodiché li sottopone anche a loro una prova, perché anche loro dovevano scegliere liberamente di amare Dio e di stare dalla sua parte, non potevano essere costretti neanche loro. Allora la prova era questa: sapete cosa gli ha fatto vedere il nostro Signore? Gli angeli sono stati creati milioni di anni fa, molto prima dell'universo materiale. Allora il nostro Signore gli ha fatto vedere agli angeli che avrebbe creato anche l'universo materiale e che in questo universo materiale ci sarebbe stata una creatura, l'uomo, che sarebbe stato fatto di materia come l'universo materiale, però dotato di anima. L'anima, la nostra anima, il nostro spirito è simile allo spirito angelico, però un'anima unita a un corpo è molto meno importante di un puro spirito. Cioè un angelo, i miei angeli custodi sono molto più grandi di me perché sono puri spiriti. L'uomo è una forma, diciamo così, di essere inferiore. Fino a qua al diavolo dice: vuoi creare gli uomini? A me che me ne importa, a Lucifero. Dopo però gli ha fatto vedere un'altra cosa, gli ha fatto vedere che suo figlio sarebbe diventato uomo attraverso una creatura che, pur essendo umana, sarebbe stata la più santa di tutte le creature, che è la Madonna, chiamata a diventare la madre di Dio. E voi mi dite: perché avrebbe fatto questo? State attenti, L'uomo ancora non era stato creato e l'uomo ancora non aveva peccato, e già questo disegno stava nella mente di Dio. Lo sapete perché Dio avrebbe fatto questo? Guardate, seguitemi, Perché gli spiriti sono più grandi di noi, ma soltanto l'uomo, voi che mi state ascoltando, pensate per certi aspetti quanto siamo importanti. Dentro di noi abbiamo tutte le forme di vita creata che Dio ha fatto. Ci avete mai pensato? Sì, ragazzi cari. Noi sappiamo che esiste la materia inanimata, giusto? I più grandi avranno studiato un pochino di chimica. Io ho visto recentissimamente un documentario su Sky, tutti questi intelligentoni. Sapete come è fatto il nostro corpo? Da acqua e da una serie di sostanze chimiche riducibili a praticamente tutte le principali materie chimiche esistenti nella materia creata. Sapevate questo qui? Quindi quando Dio dice, state attenti, che crea Adamo dal fango, come? Soffiandoci dentro, sta dicendo una grande verità, cioè il mio corpo è fatto per la maggior parte di acqua, di parte di acqua. Il fango cos'è? È acqua mista a terra. Dentro la terra ci sono tutte le sostanze chimiche principali create. E perché ci soffia dentro? Spirito, in ebraico, si dice soffio, ruah, significa soffio, ma significa anche spirito. Vuol dire che l'uomo ha una parte che è stata presa dal mondo creato, la nostra parte materiale, c'è una parte che viene direttamente da Dio, che è lo spirito. Quindi abbiamo la materia. Poi, io ho una vita simile a quella delle piante. Lo sapete che quando andiamo in coma ci riduciamo allo stato vegetativo, quindi noi abbiamo una vita vegetale, cioè ci nutriamo e cresciamo, che è l'unica cosa che fanno le piante, le forme, diciamo, più alimentari di esseri viventi. Ma io ho delle cose in comune anche con gli animali, perché oltre che a nutrirmi io cammino, mi muovo e ho dei sentimenti simili a quelli degli animali. Io quando c'avevo il mio cagnolino, mio cagnolino mi voleva tanto bene, quindi si strofinava, quindi c'hanno gli animali delle forme embrionali di passioni, no? C'hanno l'amore allo stato chiaramente basso, c'hanno la paura, c'hanno il coraggio, ma non c'hanno l'anima. Il mio cagnolino è morto un anno fa, è finito. Noi abbiamo anche l'anima, e quest'anima ce l'abbiamo in comune con gli angeli, perché gli angeli, a differenza di noi, sono spiriti, ma non c'hanno la materia. Quindi capite? Se il figlio di Dio diventa uomo, lo sapete cosa fa? Prende tutto il creato e lo nobilita al massimo grado possibile, perché lo unisce a sé. Guardate che bello. E lui diventa partecipe di tutto quello che ha fatto attraverso l'incarnazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma questa è una cosa spettacolare.
Ah, solo che a un certo punto Lucifero dice, no, a me questo non mi sta bene. Perché diventi uomo? Uomo, io sono più grande di un uomo, io sono un puro spirito. Perché diventi uomo? E io che dovrei fare? Dovrei inchinarmi e adorare tu unito a quell'ammasso di materia che sono gli umani? Tu te lo sogni proprio, io questo non lo farò, ma meno che mai mi inginocchierò dinanzi a quella che tu mi dici che sarà tua madre, che quella non è manco il figlio di Dio incarnato, quella è una creatura dallo stato puro, e tu dai a quella una dignità superiore a me, che sono il primo degli angeli, il più bello di tutti, il puro spirito intelligentissimo. Questo è stato il peccato degli angeli, e hanno detto, io questo non lo farò mai, o cambi idea oppure io ti farò la guerra per tutta l'eternità. E è diventato a Lucifero Satana. Allora capite perché ce l'ha così tanto con noi? Ce l'ha così tanto con noi perché non ha digerito, capito? Non gli è passato attraverso la trachea il fatto che il figlio di Dio è diventato uomo come noi. Perché ce l'ha così tanto con la Madonna? Voi sapete che il demonio ce l'ha a morte con la Madonna, se vedete, se leggete i libri degli esorcisti. Perché? Perché gli rosica che una creatura, la Madonna non è una dea, è una creatura, per quanto piena di grazia, è enormemente superiore a lui. Quindi capite la superbia e capite anche l'invidia e tutta la rabbia che adesso c'è. Se avete visto la passione di Mel Gibson, state attenti, La passione di Mel Gibson è da vedere. Tu forse sei troppo piccolina che te mori di crepacuore, ma la passione di Mel Gibson è da vedere, non solo per la violenza che ci dà un'idea di quello che ha sofferto Gesù per noi, ma anche per la lettura. Lì si vede che tutta la passione è stata manovrata da un regista, che era il diavolo, che ha scatenato gli uomini contro il figlio di Dio, perché lo voleva morto, capite? L'odio allo stato puro contro il figlio di Dio incarnato. Allora, fine del secondo passaggio, Abbiamo fatto già un paio di passaggi. San Pietro, veniamo adesso alla tentazione e alle tentazioni e poi a come difenderci, così chiudiamo questo discorso. San Pietro scrive nella sua lettera, e dovete sapere che nel breviario che tutti i sacerdoti dicevano prima della riforma liturgica, io lo recito ancora, il breviario tradizionale, all'ultima preghiera del giorno, che è la compieta, si leggeva sempre questa lettura, tutti i giorni, prima di andare a dormire, che la notte, sapete che la notte è simbolo, le tenebre del regno dei nostri concorrenti. Allora, cominciava la compieta in latino dicendo queste parole: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorare. Terribile. Resistetegli saldi nella fede. Tutti i giorni. Questo perché? Perché il demonio ci tenta tanto. Tutti e tutti i giorni. Ecco. Quindi dobbiamo ricordarlo. Allora, secondo voi, chi di voi ha mai visto il diavolo presentarsi con gli artigli, con le corna, col forcone a dire: senti un po', perché non facciamo questa bella cosa? Mai? C'è un problema grosso con le tentazioni, che le tentazioni sono nascoste. Il diavolo, che fa tanto il gradasso, ricordatelo, è un grandissimo vigliacco, non gioca a carte scoperte. Gioca a carte coperte, tende a trarre in inganno, fa delle trappole, sono delle cose brutte, capite? Tu sapete cos'è una trappola, no? Tu stai camminando, avete visto i film? Stai camminando su un prato, cammini, a un certo punto, ti caschi di sotto, perché sembrava erba normale, ma era stata fatta una buca là sotto, una bella buca profonda, poi sopra ci ho messo qualche materiale che simula il terreno, ma tutto quanto bene, tutto quanto è fatta bene, tu cammini e plup! Il diavolo agisce di nascosto. Quindi tu
a meno che non impari a riconoscerlo, non te ne accorgerai mai. E farai tutto quello che lui vuole, combinando un sacco di guai, senza che nemmeno te ne accorgi. Questo è quello che lui vuole. Perché? Perché quando tu fai un guaio grande, che tu lo sai o che tu non lo sai, che tu ci credi o che tu non ci credi, quel guaio grande produce dentro di te e intorno a te una devastazione spaventosa. E se tu, come spesso accade, io vi parlo da confessore, vi ho detto che le persone che combinano grandi guai non si rendevano perfettamente conto, ma io ogni tanto a qualcuno gli dico, guardami bene in faccia. Io lo dico anche per l'esperienza mia, io anche ho combinato qualche piccolo guaio, speriamo non troppo grosso. Anche quando non mi rendevo perfettamente conto, però c'era un campanellino che suonava, diceva, io non sapevo dire perché, ma mi diceva, non la fa sta cosa. È sto campanellino, basta che suona sto campanellino, che è la voce della coscienza, che se tu fai quella cosa lo stesso, anche se non ti rendi conto di quanto sei grande, di quanto sia, è sufficiente a provocare un peccato in senso stretto e quindi aprire le porte dell'inferno per te. Pensate un'altra cosa, chi va all'inferno, questo lo dice sempre. Voi pensate che quelli che vanno all'inferno pensavano che esistesse? La quasi totalità delle persone che vanno all'inferno pensavano che non esistesse. E tutte le persone che se morissero adesso andrebbero all'inferno, se tu gli vuoi dire, ma tu lo sai che stai stato di dannazione? Tu si mette a ridere in faccia. Che? Lo sai che se morissi adesso che non ti confessi da 40 anni vai all'inferno? Di che? Vai all'inferno? Dico, ma come no? Sto già parlando. Funziona così, voi pensate, io non ci posso pensare a queste cose qui, voi pensate, perché se tu muori in stato di dannazione è finito, cioè tu c'hai un attimo per prendere coscienza e dire, oddio è tutto vero, dopodiché la cosa impressionante è che l'inferno è eterno, è terribile questa cosa qui, Lasciate ogni speranza voi che entrate, studierete la Divina Commedia, quello che Dante mostra come scritta alla porta dell'inferno. È terribile questa cosa qui, capite? Perché se noi qui abbiamo un male, pure bruttissimo, no? Io sono diventato prete, lo so, 400 miliardi di volte per la morte, la sofferenza e la morte santa del mio migliore amico, no? Allora, quello è stato veramente in croce per un anno, ma è stato in croce per un anno. A un certo punto, se ti prende un male di quel genere, o guarisci o muori. Scusate, se muori, sei morto, ma almeno non soffri più. È finita quella sofferenza lì, no? Quindi c'è sempre una speranza per noi. Al limite, capite? Uno, Signore, fammi morire, così finisco di soffrire. D'accordo? Lì questo non c'è, è terribile. Capite? Per questo che dobbiamo fare attenzione. Parlare dell'inferno non vuol dire spaventare le persone, tu non ti spaventare, ma vuol dire aiutare le persone a prendere coscienza di questo, perché, guardate, io lo conosco Satanasso bene, molto bene. Lui è un infame, è un vigliacco, è un essere sleale e è capace solo di odio allo stato puro. Noi non immaginiamo quanto ci vuole male, cosa sarebbe disposto a fare. Sapete che il buon Padre Pio diceva due cose: se i demoni potessero prendere forma visibile come i nostri corpi, sapete che succede? Oscurerebbero la luce del sole, non vedremmo più la luce del sole per quanti sono. E questo l'ha detto Satanasso durante un esorcismo: se Dio gli lasciasse la possibilità di fare tutto il male di cui è capace e che vorrebbe fare, sapete quanto tempo ci metterebbe a distruggere completamente il pianeta Terra? 10 secondi. Ma non scherzano, è la verità questo qua. Quindi, capite contro chi stiamo... ecco. Allora, loro agiscono in maniera nascosta. Dopo vi dirò come si combatte contro le tentazioni. Nascosta.
Zitto tu e zitto io. La gente che pensa che il diavolo non esiste, guardate, sotto Satanasso c'ha le trombe, comincia a fare papparapapa, ditelo ancora. Quando qualcuno dice il diavolo non esiste, tutte quante cretinate sono entrate nel Medioevo, oppure ai tempi di Gesù pensavano queste cose qui, ma che cale diavolo, il male è una realtà metafisica, esiste, punto e basta, ma non c'è nessuna ragione, è tutto contento. Quando qualcuno dice che l'inferno non esiste, è tutto contento, o che è vuoto, tutto contento, perché così lui fa fare tutta una caterva dei peccati, perché se io passo tutti i peccati che mi pare, l'inferno non esiste, che problema c'è? Ma poi te ne accorgi dopo che sei morto. Capite? Quindi, nell'ombra, la prima cosa. Secondo, l'ho già accennato, lui ha una cattiveria feroce. Lui vuole il nostro male, di questo c'è, e vuole portarci al male. Terzo, e questo è proprio il punto caratteristico della tentazione, e qui dobbiamo stare attenti. Cos'è la tentazione? La tentazione è farti vedere, allora, mentre lui nel suo peccato, l'ho detto, che se lui fa una cosa cattiva, lui vede perfettamente che una cosa è cattiva e la fa lo stesso, ma noi non siamo come lui, per cui per farmi fare una cosa cattiva a me, cosa deve fare il demonio? Me la deve far vedere come buona. Per cui tutte le tentazioni sono tentazioni proprio perché ti si presentano come una cosa apparentemente buona, ma appena la fai, dopo c'è la sorpresa. È un guaio. È un guaio. È un guaio. Ecco. Allora, come facciamo noi a riconoscere la presenza del diavolo? E come facciamo noi a difenderci? Abbiamo un po' di tempo. Allora, come vi ho detto, il diavolo si nasconde, quindi non si fa vedere e non si fa sentire. Le tentazioni ci vengono nella nostra testa, o come un pensiero nostro, cioè che è un pensiero che ti sembra che è la voce tua, ma non è la voce tua, oppure, e qui mi rivolgo in particolare ai giovani, attraverso qualche nostro simile. Sapete, se voi volete rovinarvi e dare porta aperta al diavolo, volete che vi dico oggi come fare? Frequentate le cattive compagnie. Quello è il sistema migliore per rovinarsi, a partire da quando si è molto piccoli. È il suo sistema migliore. Per i giovani è micidiale, lo è stato anche per me, anche se io ho avuto sta mano del Padre Eterno che mi ha impedito di combinare guai troppo grossi, le cattive compagnie. Io vi dico subito, vi dico un po' di peccati che ho fatto, un po' pochi. Io ho cominciato a fumare a 13 anni. Il fumo è una tentazione, perché il fumo non è una cosa buona. Ho saputo, mo faccio stamare un po' dei fumatori, ho saputo un po' di tempo fa, sapete, i demoni sono tutti quanti organizzati, ognuno ha la sua specializzazione, per far fare qualcosa di male all'uomo. Esiste il demone del fumo? Sì, perché il fumo è una cosa che ci nuoce, non è la fine del mondo, ma io ho due genitori che sono morti tutti e due perché fumavano come turchi. Mia madre di tumore ai polmoni, purtroppo, e mio padre di ictus, provocati da una serie di micro ictus cerebrali, perché fumava come turco. Quindi sono due suicidi, che ve possino benedire, alla lunga. Ecco, quindi. Però il problema del fumo, specialmente per i giovanotti, è che il fumo predispone alle canne. Io sulle canne ci sono andato così, e mi ha tenuto soltanto la madre di Dio. Ve lo racconto quello che è successo. Comincio a fumare perché? Perché dovevo darmi un certo atteggiamento. Dovevo fare il figo, si dice nella partita. Quindi ero un po' timido, un po' incapace, insomma, perché facevo tutto quanto il galletto, il superbo, però in realtà avevo una grandissima paura di non essere accettato, quindi di non essere capito. Allora dico, c'era una bella sigaretta, che allora, e quindi, e così. L'altra cosa che cominciano a fare i ragazzini, cominciano a bestemmiare. Il motivo per cui comincia a bestemmiare un ragazzino non è per odio a Dio, ma perché deve fare lo splendido, cioè per lui è un gesto di emancipazione. Cioè io, capito, come non vado a messa la domenica, perché che te pare che io sto ancora appresso alla tonaca dei preti, sto ancora appresso a queste cose qua, cioè sono fenomeni, stata ma sentì, connessi
ha quel senso di ribellione adolescenziale e del bisogno di indipendenza. Cioè, state attenti voi giovanotti, dai 12 ai 18 anni succede un fenomeno su cui il demonio fa strage, che è questo: non siete più bambini, perché non siete più bambini, quindi uno non si sente più un bambino, quindi non vuole stare soggetto a tante cose, però non siete neanche grandi, però uno vorrebbe già esserlo, e quindi comincia ad atteggiarsi a fare cose da grandi, e Satana soffia, d'accordo? Più trasgressioni fai e più grande sei. Questa è la rovina, o anche l'impurità è la stessa cosa, un pochino differente, ecco. Però l'ambiente è sempre lo stesso. Allora, queste cose bisogna fare estrema attenzione. Allora, che succede? A un certo punto, io ho cominciato a fumare purtroppo a 13 anni, nell'estate che io ho fatto la terza media e poi sono dovuto passare alle scuole superiori, no? C'avevo un gruppetto d'amici, gli unici amici che c'avevo, e io vedevo che la sera uscivamo, già qualcuno c'era il motorino, a un certo punto i maschi sparivano tutti, questi motorini, e rimanevo solo io in mezzo a tutte le femmine. Cioè, non è che mi dispiaceva tanto rimanere in mezzo a tutte le femmine, dico, ma questi dove vanno? Una volta, due volte, tre volte. Un giorno me lo fanno, ecco, altra cosa da splendidi, a 13 anni ci si comincia a chiamare per cognome, non so se avveniva anche da noi, era così, ci si chiama più per nome, ci si comincia a chiamare per cognome, perché questa è una cosa un po' più figa, un po' più splendida, no? Quindi il nome è un po' troppo... A Pompei, io mi chiamo Pompei di cognome, vuoi venire con noi stasera? Dico, perché? Tornate? Non ti preoccupate, portavo con noi, guardate, state zitto voi, eh? Vedete, state zitto, dico, andiamo, dico io, cioè, ero curioso, andavano. Vanno al boschetto X, a Latina c'era un boschetto X, un luogo appartato, uno tira fuori un cucchiaino, ovvero, oh, dopo chiudete le orecchie, tira fuori un coso marrone, mai visto, piastro l'accendino e comincia a metterlo sotto il cucchiaino. Una canna purtroppo si fa così, insomma, adesso dopo la data si comincia a fare. Io riguardo, piano una sigaretta, rompono una sigaretta, poi quando sto coso si scioglie lo mischiano al tabacco, cominciano a metterlo dentro una cartina. A me mi è venuto un sospetto, io una canna non l'avevo visto mai, quindi dico, questi che stanno a fare? Che è sta roba? Hai capito, Pompei, che stanno a fare? Io dico, forse. Dico, cioè stiamo a fare una canna. Tu fumi, vero? Fumi in quel caso non era tu fumi le sigarette, cioè tu fumi con noi adesso, vero? Io, per come sono fatto, avrei fumato subito, però io non lo so, devo sempre ringraziare il Signore, perché in quel momento mi è venuta l'idea, dico, cioè io non avevo manco 14 anni, perché io sono andato a scuola un anno avanti, io ho cominciato al quarto ginnasio, non avevo manco 13 di anni, veramente, perché io ho cominciato al quarto ginnasio, io sono andato il 18 settembre, io ho fatto per 6 giorni il quarto ginnasio a 12 anni, perché era questo il 12 settembre, quindi e già fumavo, quindi ho cominciato a 12 anni e mezzo, purtroppo, non a 13 anni e mezzo, peggio, 200, ecco, dico, allora mi sono detto, dico, insomma, io ho 12 anni e mezzo, che già mi fumo le sigarette, mi pare già abbastanza, dico, se cominciamo con le canne, dico, ragazzi, secondo me stiamo esagerando, cioè, siamo ragazzini, qua se cominciamo con le canne adesso, a proprio sta la coca alle spalle, scusate il termine un pochino, parlavo così, dico, damosi una calmata. Ah, beh, Pompei, che avevo detto? Comincia a dire, avevo detto di non portarlo a Pompei che non fumava, ma questo vada alla polizia. Dico, no, non vado a nessuna polizia. Dico, però raga, damoci una calmata. Questo ha segnato la mia condanna a morte, perché siamo tornati indietro, dopodiché io ero morto. Io sono rimasto da solo. Capite quello che costa resistere alle tentazioni in alcuni momenti? E non c'avevo altri amici, perché c'avevo ancora questi e non c'avevo, disegno, venato compagno con chi vado, la scuola doveva ancora cominciare, era proprio l'estate tra la terza media e il quarto ginnasio. Sono rimasto tutta l'estate da solo. Che dico? Ma ringrazio Dio, dovete sapere, non faccio il nome, che uno dei miei migliori amici, che faceva queste cose, dopo poco è passato ad altro, c'ha un anno più di me, sta ancora girando per il CERT, perché si è fatto tante di quelle siringhe e tanta di quelle eroina che sono anni
capito? Capite? Io quando vedo o quando penso a questa persona che era bravo, era simpaticissimo, una vita buttata chiaramente, no? Non ha fatto niente questo nella vita. Voi dovete immaginare che tanto tempo fa, io ero già vestito da prete, facemmo una processione per le vie della città e lo incrociai. Lui mi vide vestito così. C'è stato un attimo uno sguardo, no? Io l'ho guardato con tutta la compassione perché mi dispiace tuttora adesso. Lui mi ha guardato con uno sguardo indecifrabile, come per dire, da un lato guarda sto scemo, però dall'altro questo ha fatto qualcosa nella vita, io non ho fatto niente. Capite una stupidaggine fatta in quelle... Una stupidaggine fatta sulla purezza. Io però anche questo potrei raccontarvi. Una ragazzina cretina, ecco, che perde la virginità e rimane incinta a 13-14 anni, è un guaio, perché c'è la vita rovinata. Perché se ti tieni il bambino, c'è un bambino a 14 anni, capite, col primo cretino che trovi, che sicuramente non diventerà tuo marito, te la porti a vita, d'accordo? Cioè, come fai una scuola con un ragazzino? Se Dio non voglia abortisci, te la porti a vita 100 miliardi di volte peggio. Perché è un peccato talmente grave che per quante confessioni fai, questo ve lo dico io, e dovete credere, sempre ti tornerà in mente la bruttezza di quello che hai fatto. Non ci si libera mai da questo peccato, mai. Per quanto il sacerdote poi cerchi di, come doveroso, di dire alla persona stai tranquilla, insomma, purtroppo possiamo fare di tutto, ma la misericordia di Dio è infinita, le donne non se ne liberano mai di questa cosa qui. Io non sono una donna, non l'ho fatta questa cosa qui, vi parlo però per esperienza vissuta. Ti torna per tutta la vita. Quindi, una cretinata, voi capite, no? Se io quel giorno mi fossi fatto una canna, che sarebbe successo della vita mia? Se avessi cominciato quel giorno lì, io avrei voluto fare la fine di questo mio caro amico, di cui io non mi sento migliore, perché io non lo so che cosa mi ha tenuto, non lo so. Ecco, di questi episodi ve ne potrei raccontare una caterva. Io mi sono trovato in tante circostanze che se facevo un passo ulteriore ero morto, mi è venuta qualche ispirazione di dire fermati, non lo fa, non l'ho fatto e non sono morto, ma se l'avessi fatto era la fine. Allora, bisogna stare attenti. Allora, quali sono le caratteristiche della tentazione? Stare attenti. Perché io non ho fatto quella cosa? Questo vi capiterà per le tentazioni impure. Quando tu sei tentato, aprite bene le orecchie e prendete appunti, Ma che succede? Appena ti viene in mente la tentazione, tu dici, ammazza che figo, che bello. La prima cosa, subito, ti produce una euforia immediata. Se poi tu cominci a pensare, lo faccio, ti viene il batticuore. Tu ti senti dentro elettrico, così. Cioè, è una cosa brutta, cioè è una sorta di euforia e di fibrillazione apparentemente bella, ma è brutta. Quando ti cominci a sentire questa cosa qui, tu non devi mai fare quella cosa lì, perché le tentazioni hanno sempre questa caratteristica, ti danno l'euforia immediata unita subito dopo a un'agitazione interiore, cioè tu sai, avverti un disagio, un malessere che se fai quella cosa non la devi fare. C'è questa cosa dentro il cuore. Quando invece una cosa viene da Dio, sapete che succede? La prima impressione è che no, vado di rosario, no. Quindi la prima impressione non è l'euforia, è non ce la posso fare, no, che brutto, la prima impressione. Se superi, che lo mandi subito a quel paese, dici, se ne parla nemmeno, rosario no, fine del discorso. Se tu superi quella cosa, dici, vabbè, fammici pensare. Vabbè, ma che sarà mai? Proviamo a farlo sto rosario, va? E te metti a farlo, poi subentra un senso interiore di quiete, di pace, di spirituale benessere. Anche se a fatica di rosario c'è stato lo stesso, tu la di sempre 50 di Maria, che dici, ma che detto, non bastava dirne una, e ne dati 50 per fare rosario, ecco. Ok, quindi
Quando tu senti questa cosa, la seconda cosa, ecco, il demonio agisce di nascosto e noi le cose sciagurate le facciamo di nascosto. Io ai ragazzi raccomando sempre, eppure ai grandi, di parlare. Parlare. Questo è importante, trovarsi un confessore come Dio comanda. Ecco, parlare. Dice Sant'Ignazio che il demonio, quando tenta qualcuno, fa come, sapete come fanno i tossici, no? Cioè, noi tossici, gli spacciatori, sapete come tentano i ragazzini? Gli vanno a chiappare, gli danno una caramella con dentro qualcosa, ma non mi raccomando di niente a papà, capito? Tu ti mangi la caramella, dici niente a papà. Zitto tu e zitto io. Bisogna parlare. Parlare. Purtroppo gli adolescenti con i genitori ci parlano poco. L'ideale sarebbe di parlare con i genitori, di avere un rapporto costruttivo, e qui i genitori devono stare attenti a instaurare, cioè loro da un lato devono essere educatori, quindi devono dare una direttiva, però devono anche essere capaci di far sempre sentire i figli amati, cioè devono unire la fermezza con la dolcezza, perché se ce ne sta una sola di queste due è la fine, perché la dolcezza diventa debolezza e i figli fanno quello che gli pare, la fermezza diventa autoritarismo e i figli fanno le cose per forza ma non ti dicono niente e ti dicono non ti parlano perché hanno paura che li castighi, eccetera eccetera. Quindi ci vogliono entrambe queste cose, perché la prima cosa che è silenzio. Dice Sant'Ignazio che il demonio è come una è come un omaccio che vuole sedurre una donna sposata. Quando va sedurre una sposata dice: mi raccomando di niente a tuo marito, Se quella va a casa e dice: lo sai che mi è venuto vicino uno? Il marito va, gli fa una faccia tanta così e poi non ci torna più. Ecco, se lei sta zitta, zitto tu, zitto io, zitto tu, zitto io, col tempo sarà sedotta e se andrà con questo. Quindi questa è una delle tecniche terribili demoniache. Ecco, quali sono gli argomenti su cui Satanasso fa secco? I giovani sono distrutti oggi, state attenti, con l'impurità, perché questo purtroppo, essendo materia gradevole, è molto gettonata. Il 99% delle persone Satanasso le fa secche con questa cosa qui. Poi ci sta la trasgressione, poi ci stanno le canne, poi ci stanno le pasticche, le droghe leggere, le discoteche. Il voler essere a tutti i costi alla moda, quindi ci sono varie tecniche lì. Voi capite, quando si entra in questo orizzonte si possono attivare una serie di circuiti che fanno dei danni irreversibili. Io ho conosciuto per esempio una persona che si è fatta le canne per 10 anni. Non pensiate che le canne sono droghe leggere, non è niente, non è manco per niente. Sapete che succede a una persona che si è ammazzata le canne per 10 anni? Tu ci parli, lei ti ascolta e poi a un certo punto fa: ah, veramente? Io ho conosciuto tempo fa una persona X, non vi dico se maschio o femmina, che c'aveva questa, tu gli parlavi, persona intelligentissima, anima che studiava all'università, quindi brillante, solo che se era ammazzata le canne, non appena settimana. Ma tu gli parlavi e faceva: ah. Ne parlai con mio cognato, che è medico, dico: ma senti un attimo, io ho conosciuto l'anima X, fenomeno, intelligentissima, cioè, però quando ci parlo, mi guarda e mi fa: ah, e probabilmente questa si è ammazzata le canne per 10 anni. Invece, ecco perché fa: ah, perché le canne, dicono i medici, agiscono su una serie di neuroni, non vorrei parlare in maniera impropria, non essendo il mio campo, che sono i responsabili dei processi percettivi immediati. Cioè, voi che mi state a sentire, non è che mentre sto parlando, immaginate il concerto quando tutti facessero. Ecco, voi, io parlo e voi capite, cioè, senza immediatamente le parole che dico. Se vi foste ammazzate le canne, c'è sta un piccolo scarto di una frazione di secondo, ma che comunque si sente, perché si sono bruciati alcuni. Quindi non è che non fa niente, fai come. Quindi bisogna stare attenti. Allora, come si combattono le tentazioni? Allora, mamma mia, ho detto un terzo delle cose che volevo, pazienza. Numero uno, bisogna trovare qualcuno con cui parlare. Voi dovete trovare qualcuno con cui parlare.
e avere l'umiltà di chiedere consiglio, di non fare cose, tutti dobbiamo avere questa umiltà, senza averci prima pregato e nel caso di dubbio senza aver chiesto consiglio. Secondo, chiaramente, noi dobbiamo curare una profonda vita di preghiera, vita interiore. Mo io ve la sparo grossa, però durante un esorcismo i demoni hanno detto: noi non possiamo fare danno rilevante a chi va a messa e fa la comunione tutti i giorni e dice il rosario intero tutti i giorni. Io già prevedo le obiezioni. Questo ci fa capire che per essere attenti, quindi per non cadere nelle trappole, per avere gli aiuti necessari per essere preservati, ci vuole tanta grazia, perché andare a messa tutti i giorni e fare la comunione tutti i giorni è tanta grazia. Dire il rosario non uno, intero tutti i giorni, vuol dire che tu un'ora per dire il rosario e mezz'ora, tre quarti vanno a messa, li devi dedicare al Signore. 2 ore al giorno li devi sacrificare a... Se fai questo, a posto tranquillo. Meno fai e meno tranquillo stai. Quindi più ti allontani da questo, che è, diciamo, una condizione in cui farai qualche stupidaggine, ma non troppo grossa, più ti allontani da questo e più. Quindi capite come la tecnica satana, la prima cosa che il demonio fa con i ragazzi, li fa allontanare dai sacramenti. E vi dico subito la sequenza: il primo sacramento che si allontana è la confessione, se ne confessa più. Specialmente quando si prende coscienza di alcuni peccati, perché quei peccati si vogliono lasciare e quindi non si confessa più. La seconda, si allontana, per esempio uno magari probabilmente a post-cresima o qualche altra cosa, via, si comincia a non frequentare più questi, e rimane soltanto la messa sentita controvoglia, si comincia a frequentare gli ultimi banchi, perché c'è la puzza, più si avvicina all'altare più c'è la puzza della cera, no? Quindi si allontana sempre di più, si arriva all'ultimo banco, possibilmente in piedi vicino alla porta, in modo tale che si arriva un quarto d'ora dopo, appena il prete dice il benedico di onnipotente, non c'è neanche il tempo di dire amen, c'è già stata la volatilizzazione immediata, d'accordo? Ecco, ma con la messa sentita, che rimane solo la messa sentita così, nel frattempo anche la preghiera, anche quella, diciamo, proprio l'ABC minimo politico del mattino e della sera, se ne andando a farsi benedire, si continua ad andare a messa un pochettino perché magari c'è la mamma sempre che assilla un po'. Finito quello, ecco, una volta che sono, capite, perché il demonio prima ti toglie le difese, perché il demonio non può niente contro chi sta in grazia di Dio, ma se tu rimani senza la grazia di Dio, sai, lo sai come ti riduce, ti fa a mille pezzi, proprio te, proprio te sgretola, te stritola, te annienta, te distrugge. Noi possiamo vincere solo se rimaniamo uniti a Gesù e alla Madonna. Non c'è altro sistema. Quindi lui prima distrugge nei piccoli e nei grandi tutte queste cose. Quindi ogni volta che uno si mette a pregare ci sono sempre 50 miliardi di cose da fare. Ogni volta che uno danno a me ci stanno sempre 100 miliardi di cose. Se mi danno a confessare ci stanno sempre una contata di quelle questioni. Sempre, è così, perché lui, tolti i mezzi di difesa, noi diventiamo gruviere, da queste parti credo sia popolare questo tipo di alimento, e siamo dei bucherellati completamente. Una volta che io ho perso il contatto con la grazia, divento un burattino nelle mani sue, ti fa fare quello che vuole. E vi assicuro, io dico sempre alle persone, questo si può dire, spero che nessuno pensi che... Cioè, qualunque persona che va a confessarsi da un prete, io mi chiedevo sempre, dico, ma come sarà di qua? Se pensa, dice, oddio, mo devo fare la confessione, mo chi lo sa questo che pensa? Tutti lo pensano, d'accordo? Perché se pensa che l'unica persona del mondo sta andando a confessare. State tranquilli quando vai a confessare, perché un confessore che fa il confessore ha ampia materia. Nessuno di quelli che si confessa può pensare di essere il peggiore, perché purtroppo quando si entra nelle grinfie di Satanasso vale la regola che al peggio non c'è mai fine, capite? Quindi tutti pensano, dice, oddio, mo chi lo sa che devo dire al prete, mo chi lo sa che pensa, ma che pensa? Il prete non pensa nient'altro che questo: povera anima che si è consegnata nelle mani di Satana e che è stata massacrata.
Ringraziamo il Signore che, perché qualcuno ha pregato e si è sacrificato per noi, ritorniamo, perché chiudo, c'è una differenza, torniamo all'inizio. Dio ha figli, Dio non ci costringe a stare con Lui. Io ogni giorno devo rinnovargli la mia fedeltà gioiosa, ma se io mi impazzissi, non è che Lui mi tiene a catene. Sono io che mi sono messo la catena, perché sono io che voglio essere incatenato a Lui, non te la mette Lui la catena. Lui non mette nessuna catena. Satanasso invece no. Se tu passi dalla parte sua, lui ti pianta gli artigli dentro e quegli artigli tu da solo non te li puoi togliere. Non è possibile. Per questo che la conversione è una grazia. Se tu fai solo un peccato mortale, tu ti poni in condizione di dannazione assoluta, perché se Dio non ti fa una grazia particolare, questi artigli non si potranno togliere, tu non tornerai da Dio. E perché questa grazia sia ottenuta, ci sarà bisogno di qualcuno che prega per te e si sacrifica per te. Quindi tutti voi, anch'io, che siamo qui dentro, che siamo in qualche modo convertiti, sappiamo che c'è qualche santo in paradiso sulla terra che dovremo ringraziare e che lo conosceremo dopo la morte. Se siamo tornati al Signore, se abbiamo fatto una buona confessione, è perché qualcuno ha pregato e si è sacrificato per noi, se no staremo ancora tranquillamente schiavi di Satana, perché appena, ripeto, te mette gli artigli dentro, che succede? Noi conserviamo la libertà, però la sua presa è troppo forte, non ce la fai a uscirne. C'è bisogno di una grazia di Dio che ti doni la forza di rientrare in te e che ti dia la possibilità di esercitare bene la tua volontà per prendere una risoluzione differente. E allora sì, parte in cammino, ti fai una bella confessione e ti rimetti a posto. Però con tutti i guai che hai combinato, piano piano poi durante la vita si dovranno in qualche modo sistemare, ma questo benedetto purgatorio, perché al limite poi ci sistema tutti, un Padre Eterno, finita la vita terrena, in qualche modo ci fa. Dalle tentazioni bisogna stare alla larga. Ricordate sempre, la tentazione appare come una cosa euforica e bella, ma porta l'amaro con sé. San Francesco, quando si convertì, chiudo con questa frase, disse queste parole: da quel giorno tutto quello che per me era dolce divenne amaro, e tutto quello che era amaro divenne dolce. In questa espressione sintetizza tutto quello che vi ho detto. Le cose che vengono da Dio sembrano amare, ma dopo sono dolci. Le cose che vengono dal diavolo sembrano belle, ma poi producono la morte. Io penso che possiamo fermarci qui. Farò un gloria al Padre e al Figlio.